deve fare da sola. Dalla librata nel suo esercizio dell'autostima, a un certo punto dice: sono venuto a dirvi che non verrà nessuno. E ciò significa che la parte più importante del lavoro per uscire da queste situazioni apparentemente senza uscita dobbiamo farla noi, solo noi. Gli aiuti esterni, come gli amici, la famiglia, i medici, possono aiutarci, ma non serve a niente senza una forte e determinata motivazione. Donatella Piras, il respiro del volo, sì. Cos'è? Il respiro del volo è un concetto di libertà che molte persone si negano, perché il respiro, parliamo proprio di respiro fisico, quando c'è molta paura i polmoni si ammalano, tratteniamo il respiro, il diaframma si blocca, se ci facciamo caso quando andiamo in ansia tutti noi blocchiamo il respiro in qualche modo. Ecco, quando una goccia cinese di violenza psicologica si prolunga nel tempo, il respiro del volo manca, non si respira più, prendiamo l'abitudine a respirare, tratteniamo il respiro automaticamente e quindi con tutta una serie poi di patologie, no? Perché questa presentazione a Nova Siria è stata fatta giusto ad una settimana prima di San Valentino? Il motivo è molto chiaro, è stato scelto a novembre, quando dovevamo programmare il calendario della Basilicata. Abbiamo l'idea era San Valentino, ovviamente, come l'8 marzo a Biella. San Valentino è tra 7 giorni. Noi abbiamo deciso di presentarlo il 9 perché le donne che vogliono prendere in mano la loro vita e scappare da una relazione dove di amore non c'è più niente, l'amore malato, hanno 7 giorni per riflettere da quello che vedranno qua stasera e farsi il regalo più bello della loro vita. Infatti lo slogan che ho scelto per questa serata è: quest'anno per San Valentino il regalo me lo faccio io andando via da questa casa, quindi prendendo il respiro del volo. E sono moltissime le persone, e non specifico solo donne, che diciamo che in questo giorno, quindi il 14 febbraio, dovrebbero fare il regalo alla persona che devono amare in assoluto più di tutte, loro stesse. Che se io non riesco ad amare me stessa, non sono amabile e non potrò amare nessuno. E quindi quest'anno, il 14 febbraio, se sono infelice, il regalo me lo faccio da sola. Respiro e volo.